Voltiamo pagina, parliamo delle emergenze del nostro territorio. Il 26 di dicembre del 2018 il sisma di Santo Stefano, ancora pochissimo si è fatto per ritornare alla normalità. Vigili del fuoco che hanno grosse carenze chiedono sul territorio della Cese, non soltanto, l'intervento e un incontro con il sindaco di Acireale Ali. Sentiamo l'appello di Barbagallo, di Carmelo Barbagallo, segretario regionale dell'USB Vigili del Fuoco. Buongiorno Umberto, buongiorno ai telespettatori dell'informazione raccontata. USB Vigili del Fuoco con questa nuova missiva sta cercando di coinvolgere i sindaci. Nella fattispecie stiamo coinvolgendo il sindaco di Acireale per inviare una missiva al Dipartimento, al Ministero degli Interni e agli organi competenti per riclassificare la sede di Acireale, una sede tra le prime nel convenzione catanese come numero di interventi e come peculiarità di territorio. Altresì abbiamo chiesto anche di sollecitare l'aumento di organico del nucleo sommozzato di Catania, che ricopre un territorio vastissimo, circa 2 milioni di abitanti. Abbiamo già instaurato un rapporto con il comune di Acireale per risolvere la problematica della viabilità. Qualcosa si è fatto, ma sicuramente si può migliorare. Abbiamo chiesto infatti un incontro con il sindaco e il consiglio comunale, l'assessore di prima, per cercare di portare ad Acireale un soccorso tecnico urgente esaustivo e una riclassificazione delle sedi sia di Acireale, ma che sia da traino anche agli altri territori siciliani per far portare in Sicilia quell'organico che manca, per far portare in Sicilia quel rispetto che i siciliani meritano. Ciao Umberto e grazie per la vostra disponibilità. Grazie dunque a Carmelo Barbagallo, segretario regionale dell'USB Vigili del Fuoco, che ancora una volta lancia attraverso l'informazione raccontata un appello emergenziale per poter scegliere, non scegliere più di salvare Tizio, Caio o Sempronio, ma di poter appunto operare in un certo modo, all'interno di una certa organizzazione. Seguiremo queste vicende che si ripercuotono chiaramente sulla comunità. Non soltanto quella catanese o della Sicilia orientale.